O cinema tem duas grandes vantagens. Primeiro, porque é móvel seguro lá. Segundo, comunica de uma maneira muito direta, com uma grande empatia nas pessoas, porque é imagem, não é o discurso falado e não é exigência de ler, que é preciso saber ler para poder compreender. Mas é a imagem, quer dizer, levou-se o país e o mundo para junto daquelas pessoas. Mais importante ainda, trouxe-se das comunidades, quer dizer, a capacidade deles levarem também a sua mensagem e comunicar com os outros. Rapazes, andai sempre com preservativo, porque é a única maneira que nós temos de evitar o SIDA. O SIDA não tem remédio, o SIDA não é dor de cabeça, o SIDA não é malária e nem é tuberculose que a gente tem e depois vai curar. O SIDA, quando a gente apanha SIDA, a gente vai parar no cemitério só. Mamma, fammi nascere. Signore e signori, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, sediti o sediti, la projection de film pour capter le bébé et la bébé. Osserviamo un minuto di silenzio in memoria del magistrato Giovanni Falcone. Proiettare film del genere in terra di mafia significa raccontare lo stesso territorio dove queste storie sono nate, queste storie che hanno poi ispirato i film. Quindi è come restituire alla piazza ciò che la piazza è. Ci sono delle storie nate in questi posti, c'è gente che ne ha fatti dei film e viene in questi stessi posti a raccontarle. C'è un pezzo di storia importante della nostra regione, ovvero quando ci siamo accorti di aver perso come comunità pugliese quella verginità che in qualche modo ci veniva data, no? Compà, non è che io e te ci possiamo mettere contro questi, come due stronzi. Teniamo bisogno della famiglia. È molto più facile, quando si parla di criminalità organizzata, parlare ed essere colpiti dalla faida di Secondigliano, dai morti in Sicilia, perché c'è il morto, c'è la sparatoria. Ecco, ci scagliamo contro la natura, però la natura ce la portiamo in casa con le sue ferite, con i suoi lamenti. Quindi noi ai nostri figli gli serviamo un bel futuro. Il cinema, l'arte, la musica possono portare un contributo nella lotta alla criminalità, alle mafie, alla violenza, alla sopraffazione?